possibili passanti a questo tipo di danno, pericolo per la salute. E questo è un aspetto che mi premeva sottolineare, che diciamo costituisce, non dico un novum, ma un passo in avanti nell'interpretazione della legge. E ripeto, rende sempre più evidente la necessità di formare da parte del legislatore ad una risistemazione delle fattispecie di reato che attengono appunto alla tutela dell'ambiente. Forse sarebbe il caso di affidare ad un'apposita sezione del codice penale, come pure alcuni disegni di legge prevedono, ecco, necessariamente di andare di pari passo, come accade invece in questi casi per il danno ambientale, per il disastro ambientale, per l'incendio dei luoghi, con l'aggressione ad un altro bene, pure di rilievo costituzionale, che è la tutela della salute umana. Chiaro che io questa breve osservazione del territorio, diciamo così, appuntatasi su un'area estremamente circoscritta, come potete vedere, ha consentito anche di individuare ben 4 imprese che operano diversamente tecnico, come dice la giurisprudenza della Cassazione, consiste in un abbruciamento, così dice la Cassazione, di vaste proporzioni, difficilmente estinguibile, e che però deve recare pericolo per la pubblica incolumità. Infatti vince delle amministrazioni nel lasciare abbandonare tutti i territori di loro competenza. Tant'è che il collega De Ponte, naturalmente coordinato dal procuratore, non è, abbiamo stabilito una strategia di una serie di sfide a tutte le amministrazioni, che sono state codificate dalla Polizia Provinciale e anche dalla Guardia di Finanza. Vi sono state le operazioni proprio a cui hanno partecipato anche le polizie municipali di molte amministrazioni. Diciamo che questo richiamo, queste diffide fatte ai sindaci, ha avuto anche i suoi effetti, tant'è che la pala meccanica è, diciamo, l'intervento della pala meccanica è proprio a seguito di una diffida che era stata fatta al sindaco competente. Volevo dire, la strategia è anche più ampia e cerca di colmare tutti quei vuoti di omissioni che ci sono anche da parte della pubblica amministrazione. Questo è un punto necessario. È possibile parafrasare la frase di un celebre scrittore, Edwin Hemingway, per chi suona la campana? Ecco, questa volta la campana è suonata per qualcuno, ma il messaggio anche metaforico che vuole lasciare questo filmato è che la campana potrebbe suonare anche per altri, perché diciamo le situazioni del tipo di quella paradigmaticamente espressa dal filmato sono molto numerose. Quindi le pubbliche amministrazioni competenti devono attivare la campana, ormai è suonata per tutti. E ripeto, detto in precedenza, che stiamo approfondendo con grande accuratezza l'episodio relativo allo spostamento dei rifiuti con pala meccanica dal territorio di un comune al territorio di un altro comune, lo stiamo approfondendo perché non vorremmo che, diciamo, lo smaltimento, lo spostamento dei rifiuti fosse uno spostamento di pochi centimetri solo per osservare le forme, liberare il territorio di un comune a discapito di un altro. Non ci accontenteremo che la cosa del comune tecnico, come dice la giurisprudenza della Cassazione, consiste in un abbruciamento, così dice la Cassazione, di vaste proporzioni, difficilmente estinguibile, e che però deve recare pericolo per la pubblica incolumità. Infatti vince possibili passanti a questo tipo di danno, pericolo per la salute.
questo è un aspetto che mi premeva a sottolineare, che diciamo costituisce, non dico un novum, ma un passo in avanti nell'interpretazione della legge, e ripeto, rende sempre più evidente la necessità di formare da parte del legislatore ad una risistemazione delle fattispecie di reato che attengono appunto alla tutela dell'ambiente. Forse sarebbe il caso di affidare ad un'apposita sezione del codice penale, come pure alcuni disegni di legge prevedono, che necessariamente deve andare di pari passo, come accade invece in questi casi per il danno ambientale, per il disastro ambientale, per l'incendio dei luoghi, con l'aggressione ad un altro bene, pure di rilievo costituzionale, che è la tutela della salute umana. Comunque, seduto al posto del passeggero anteriore c'è il bambino. Qui invece si vede la pala meccanica che ha preso i rifiuti in fondo. Quest'area è segnata da un nastro proprio per delimitarne l'area, il confine. Si vede la pala meccanica che sposta tutti i rifiuti, dopodiché fa ulteriore spazio, apparentemente senza... Nessuno richiede a questa pala meccanica di spostare i rifiuti. Tuttavia, se qualcuno ha individuato l'area, siamo al confine tra due comuni, siamo nei pressi di una grande arteria di circolazione, cioè la SP25 Giuliano-Marcianise, siamo in un'area che è già stata oggetto di attenzione, perché nei mesi estivi c'era stato qualche incendio. Quindi qui si sistema tutto, si vede che la pala meccanica agisce su ordine di un soggetto che ha staccato il filo bianco e rosso, poi si allontana la pala meccanica e riaggancia il filo. E questo invece è proprio il rogo tossico, cioè arriva l'ape, controllate voi quanti rifiuti ha a cassone, li sversa e noi abbiamo ristretto chiaramente i tempi, perché è stata un'attività piuttosto lunga. L'ape si allontana, sono a bordo due soggetti, adesso vedrete l'incrocio con la macchina, vedrete che questi quattro soggetti si cambiano di posto, cioè chi è sull'ape va sulla macchina, si avvicina alla macchina, scende il passeggero che ha addosso ancora un camice di lavoro e porta con sé della benzina, la mette in mezzo ai rifiuti, accende l'innesco e se ne va. Subito dopo inizia il rogo tossico, che si estende su tutta l'area fino all'arrivo, vedete in fondo, è ancora attivo, sono passati 40 minuti dall'accensione, quindi sono 40 minuti di rogo e di fumi tossici, arriva i vigili del fuoco e spengono il